Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Speciale Serie D, una puntata speciale per il turno infrasettimanale di Serie D che si è disputato nel pomeriggio odierno e chiaramente siamo qui a raccontarvi com'è andata. Era un mercoledì speciale perché di fronte c'erano le quattro formazioni umbre impegnate nel doppio derby, un doppio derby all'insegna di Trestina e Tiferno, 5-0 del Trestina sul Cannara, vittoria in rimonta 2-1 del Tiferno che espugna il blasone di Foligno, nonostante le assenze, sono due vittorie importanti, soprattutto quella del Trestina, ora seconda meno 4 dal Trastevere capolista, seconda in solitaria, staccato il Cannara che si vede scavalcato proprio dal Tiferno al quarto posto. Cannara è al quinto posto, in terza posizione sale il Montevarchi, che proprio il Cannara aveva fermato domenica scorsa sullo 0-0 dopo la sfida d'andata. Avevamo avuto i quattro massimi esponenti delle quattro società umbre ospite con noi in studio e allora siamo per bissare, visto che anche stasera è così. Iniziamo per galanteria, altrimenti insomma Leonardo Bambini e Antonio Baldaccini mi rimproverano, da Gloria Panfili, la responsabile marketing del Foligno. Ciao Gloria. Buonasera a tutti. Anche se insomma è riduttivo chiamarti un po' responsabile marketing, oramai stai facendo un po' di tutto. C'è anche chi ti ha visto proprio sistemare in prima persona la sala stampa Benedetti del blasone, un'attenzione massima ai dettagli, un Foligno che oggi però è incappato in una sconfitta pesante, considerando anche come il Tiferno arrivava a questo derby. Sì, pesante, se analizziamo la partita diciamo che il primo tempo l'abbiamo piuttosto dominato, ora pesante sì per il risultato, chiaramente a calcio vince chi segna e chi vince la partita, quindi 3 punti funzionano così. Però il primo tempo della partita è stato un primo tempo molto combattuto dal Foligno Calcio, c'è stato un gran gol all'inizio del secondo tempo con Zerbo, un eurogol quasi, poi purtroppo fisicamente abbiamo ceduto, però il calcio è anche questo. Guarda, non può replicare Roberto Bianchi, presidente del Tiferno, impegnato in una riunione di lavoro che si è prolungata, l'avremo con noi come via Skype in collegamento telefonico, stiamo cercando di metterci in collegamento proprio con il presidente del Tiferno. Qualcuno può pensare, ok, ha perso, non viene, ha vinto, non c'è neanche questa scusa, in qualche modo lo avremo comunque con noi, anche perché se no si arrabbia chi? Antonio Baldaccini, patron del Cannara, che andiamo a salutare. Ciao Antonio. Ciao Nicola, ciao. Uno proprio di quei mercoledì da ricordare. A Cannara credo non si fossero mai visti 4 gol subiti nel primo tempo, ci dicevi prima. Abbiamo scritto un altro capitolo della nostra storia. Beh, comunque ciò non toglie nulla, 31 punti dopo 18 partite, è un cammino assolutamente perfetto. Oggi è un Cannara che potremmo dire non ha neanche parcheggiato il pullman al casino. Sì, perché ci siamo andati con le macchine, non c'è problema. Solo per questo, senti, comunque ti sei fatto una cenetta rilassante, no, in ogni caso? Sushi e 2 bollicine prima di venire qua. E 2 bollicine giusto così per gradire. Chi fa festa stasera e lo fa a suon di Castagnole? È il presidente del Trestina, Leonardo Bambini, che salutiamo. Ciao Leonardo. Buonasera, buonasera a tutti. Castagnole, che non avevi digerito molto dopo il derby, no? Partita che ti è rimasta qua anche per il modo in cui è maturata quella sconfitta. Oggi un derby che ha tutto un altro sapore. Ah, oggi abbiamo aiutato a scrivere quella pagina che diceva prima Antonio. E quindi oggi dico è andata tutto bene, come domenica scorsa è andato tutto male. I ragazzi oggi avevano una rabbia calcistica ovviamente, voglia di rifarsi dopo la delusione grossa di domenica scorsa a Monte Spaccato, perché una partita dopo 20 minuti sembrava la partita del giovedì, dell'allenamento, cioè avevamo presi veramente a pallonate. Occasione per chiuderla, tre palle gol, calcio di rigore con Kribek sul dischetto. E sono rimasti delusi in maniera tremenda, ma non solo loro, anche i presenti, tra cui io e pochi tifosi ovviamente che possono viaggiare adesso. L'unica cosa è che oggi hanno veramente scaricato sul malcapitato Cannara tutta la loro rabbia e si è visto proprio una voglia, una determinazione, un'aggressività fuori dalla norma. Poi davanti ci abbiamo i nostri esplosivi Silla e Sussi e Kribek, tutti e tre a segno oggi, e se girano tutti e tre la vedo scura per tutte le difese. 22 gol in 3, Trestina che in casa non ha mai perso, 8 vittorie e un pareggio. Andiamo subito dentro allora con i risultati di giornata
La classifica, come detto, oggi si disputava un doppio derby umbro, ma intanto partiamo dalla vittoria del Montevarchi 2-0 sul Grassina, Foligno Tiferno 1-2, rinviata a causa Covid, Follonica Gavorrano Badesse, Badesse che non scenderà in campo neanche domenica prossima contro il Montevarchi, Pianese Flaminia 3-1, San Donato Tavarnelle Montespaccato 2-2, Sinalunghese Ostiamare 1-2, Trastevere San Giovannese 2-0, Trestina Cannara 5-0, Siena Scandicci, posticipo che ha avuto inizio alle 18, 1-0 per una classifica che vede al comando il Trastevere con 38 punti con una gara da recuperare. 34 punti per il Trestina, Montevarchi 33, Tiferno 32, Cannara 31, Pianese 27, Badesse 26, tre partite da recuperare che diventeranno 4 domenica, Siena 26 insieme al Follonica Gavorrano, San Donato Tavarnelle 24, San Giovannese Ostiamare 22, Foligno Flaminia 21, Montespaccato 19 con due gare da recuperare, Sinalunghese 16, Scandicci 15, chiude il Grassina con 13 punti e andiamo anche al prossimo turno perché domenica si torna subito in campo e c'è un altro derby, Badesse Montevarchi rinviata come detto, derby dello Spoletini che vedrà il Cannara ospitare il Foligno, Flaminio Stamare, Follonica Gavorrano Trestina, Grassina Pianese, Monte Spaccato Trastevere, San Giovannese Sinalunghese, Scandicci San Donato Tavarnelle e Tiferno Siena. Bella sfida al Bernicchi, ma chiedo a Roberto Forasiepi in regia di riproporci la classifica perché quanti di voi avrebbero pensato all'andata, quando eravate stati ospiti qua in studio, che un girone di ritorno dopo la classifica potesse essere questa, cioè tre umbre nei primi cinque posti. Foligno che deve recuperare una gara contro il San Donato Tavarnelle, recupero che ci sarà mercoledì 3 marzo, Trestina 34, Tiferno 32. Fra poco avremo anche Roberto Bianchi al telefono che continua, Leonardo, in più occasioni a dire ma perché non facciamo una squadra unica, ma perché non creiamo? Ma lui nella volta precedente era l'unico che aveva un solo punto, era penultimo, quindi è miracolato direi. È vero, perché veniva dalla sconfitta contro la Pianese della prima giornata. Però aveva, bisogna dire la verità, aveva fatto una mossa che sta risultando determinante perché uno dei suoi migliori acquisti sicuramente e il tecnico Nofri, che sta facendo secondo me molto bene in un momento anche un po' di emergenza anche per loro. Ci andiamo a vedere anche, chiedo sempre a Roberto in regia, già l'abbiamo stressato ancora praticamente non abbiamo iniziato, la foto del post trasmissione, quello che è successo dopo la trasmissione, un girone fa si erano ritrovati tutti a tavola e lì si è creato un po' anche un clima di sano sfottò che è perdurato praticamente per tutte le gare successive. Eccoli qua, il gran completo, ospiti di Roberto Damaschi alla Locanda del Cardinale, una post trasmissione che ora sarebbe impossibile, zona rossa alla mano, erano altri tempi anche per quanto riguarda la pandemia. In tema di sfottò, Antonio Baldaccini si è divertito fino ad oggi a prendere un po' in giro il suo amico Roberto Bianchi, no? Lo facevi come? Andiamo dentro anche proprio con l'immagine. Eccolo qua, specchietto retrovisore, perché Cannara è stato davanti. Invece ti dico, prima telefonicamente Roberto Bianchi ha detto sto già facendo lavorare uno staff di grafici per realizzare lo specchietto retrovisore con il logo del Cannara. Già me l'ha detto. E quindi ti arriverà sicuramente su WhatsApp. Conclusa la riunione, appena lo avremo con noi avremo anche Roberto Bianchi che ti invierà lo specchietto retrovisore con il logo. Aveva detto che avrebbe aspettato domenica, però. A domenica? Perché domenica, infatti, come detto, arriva il Siena di Gilardino al Bernicchi, all'andata vittoria rotonda, però tre gol da parte del Tiferno al Franchi di Siena, è una gara importante. Come una gara, Leonardo, molto importante, quella del Trestina, un esame, no? Cioè, se il Trestina vuole provare davvero a vincerlo questo campionato contro il Follonica Gavorrano, squadra costruita per stare lassù, anche il DS Vetrini domenica scorsa ha detto io credo ancora che noi possiamo vincere il campionato, quindi? Ma sì, sicuramente Gavorrano è un campo difficile notoriamente, anche Tiferno ci è caduto bene, persero 4-2 e in casa probabilmente fanno valere il fattore campo. Noi credo che in questo momento stiamo molto bene fisicamente. Stiamo molto bene perché due parole per il preparatore, quindi? No, io devo per forza spendere parole anche oggi con i tuoi colleghi. Abbiamo parlato di un momento di forma, secondo me, strepitoso, anche perché stiamo giocando ogni tre giorni da tre settimane.
E arrivare oggi, con come abbiamo visto la squadra oggi, ma io l'ho vista domenica, l'ho vista sempre, quella di San Donato l'ho vista, diciamo, telefonino perché ero fuori. E credo che ci sia veramente da fare un bel plauso al nostro tecnico e al suo staff con il preparatore Scaia e i preparatori poi dei portieri, eccetera, perché veramente stiamo arrivando in un momento del campionato dove la squadra sta bene, sta girando, e domenica ho detto Monte Spaccato oggi ha portato via un punto da San Donato. E secondo me ha fatto un'impresa, perché come domenica il Trastevere andrà a Monte Spaccato. Come l'abbiamo fatta noi, perché San Donato è una squadra molto forte secondo me, ma noi abbiamo dato loro il primo tempo, ma nel secondo tempo, se la partita durava altri 10 minuti, un quarto d'ora, loro la perdevano quella partita, perché stava giocando solo il Trestina il secondo tempo. Quindi che devo dire? Devo dire, siamo contenti, stiamo bene, andiamo a Gavorrano a testa devi dirci a giocarcela, campionato... perché poi la classifica quando è così... te la giochi. Oh, quindi se sei lì fino alla fine ci provi, insomma. È certo che ci provano, perché sì, balli a fermata se ci riesci. Antonio Ballaccini faceva lo stesso discorso, no? Fino a una settimana fa. Lo fai ancora? Io l'ho detto sempre, non se uno sta lì mettere dei limiti alle persone, quindi se uno è bravo lo deve dimostrare sul campo. I messaggi sai però perché arrivano? Per Gloria. Grande brava Falchetta Gloria, gli amici del Falco ti stimano e ammirano, la tua professionalità e abnegazione verso il Foligno Calcio, insieme faremo grandi cose. Io vi ringrazio perché tutta questa dimensione che noi abbiamo creato, se vogliamo definirla nuova, al Foligno Calcio è non solo del mio lavoro, ma del lavoro di tanti volontari, di tante associazioni, come per esempio gli Amici del Falco, che gravitano intorno alla nostra società. Noi non ci definiamo come una semplice squadra di calcio, noi siamo una società, quindi visto anche il periodo che si era prospettato già da settembre, abbiamo rivisto un attimo gli standard e i canoni, sia quelli comunicativi, sia quelli di chiaramente di adempiere agli obblighi che noi avevamo chiaramente con i tifosi e con tutti i 2500 abbonati che abbiamo effettuato. Quindi abbiamo rivisto tutte le nostre eventi che sono stati bloccati chiaramente con i DPCM di novembre. Prima partecipavamo in prima linea a tutti gli eventi della città, facevamo delle uscite culturali, creavamo dei terzi tempi che comunque ora non possono essere ricreati, quindi un'altra volta, come dicevamo prima di Natale con Michele Bianchi, quello che volevo trovare sotto l'albero era proprio questa voglia di reinventarsi sempre, superare gli eventi che non ti si possono l'avvocato comandare. Del diavolo, sì. Però il tifoso dice ok, sì, tutto va bene, però noi siamo il Foligno, uh-huh, e siamo dietro alle altre tre ombre. Noi siamo il Foligno e abbiamo anche sfiorato la Serie B. Giusto. Ma noi siamo consapevoli della storia che portiamo, noi onoriamo sempre la nostra maglia, soprattutto oggi era una data importante per noi, fondamentale, perché il 24 febbraio del 1928 giocavamo con il Tiferno al Parco dei Canapè, era andata in maniera diversa perché avevamo vinto 3-2 e oggi comunque, anche se in maniera ostruita se vogliamo, perché comunque di PCM e tutti i nuovi protocolli che sono in corso in questi tempi, noi abbiamo cercato di onorare sia con lo sforzo sul campo ma anche con dei piccoli cadeau che abbiamo fatto trovare oggi, e questo grazie anche a tutti gli sponsor che comunque sono entrati nella nostra rete, perché per noi una sponsorizzazione, il rapporto con le imprese sul territorio non è soltanto un contratto di compravendita di un banner, per noi è il creare una rete, una partnership con loro, quindi oggi abbiamo inaugurato la nuova piramide portapallone che abbiamo deciso di omaggiare esclusivamente alla società, senza alcun tipo di sponsorizzazione, e un nostro sponsor, addirittura la pasticceria Beddini, che è un nostro sponsor storico, ci ha omaggiato di questi biscotti che tutti i presenti hanno ricevuto. Tira fuori sorprese su sorprese, sono buoni, perché dal gonnellino esce fuori di tutto. È destinato a te, perché io capisco la sportività dei miei amici, però ecco, io non penso... È la serata di prodotti tipici, abbiamo anche... Castagnoli, vai Leonardo. Allora facciamo così, iniziamo a far parlare i gol come di consueto, poi torneremo sulle tante iniziative in casa Foligno. Iniziamo però con i gol, partiamo dal Casini, dalla vittoria del Trestina 5-0 sul Cannara. Messaggio.
Pristina che batte 5-0 il Cannara, conquistando il secondo posto in solitaria alle spalle del Trastevere capolista con 4 punti di vantaggio e una gara da recuperare. Una partita a senso unico che il Trestina ha schierato da buon'ora con un 4-3-3 con Migni in porta, della Spoletina, Fumanti, Cenerini e Caimaco in difesa, Falconi, Gori e Gramaccia in mediana con Kribek e Sussi e Silla in avanti. Inizia subito con il piede sul gas, quando proprio Silla dopo 2 minuti finisce giù in area con l'arbitro Casalini di Pontedera che estrae il giallo per simulazione. Silla prova allora la deviazione sotto porta al nono sull'assist di della Spoletina, senza però inquadrare lo specchio. L'attaccante classe 2000 aggiusta la mira al 17esimo, quando stavolta trova l'incornata vincente sempre sul cross firmato della Spoletina. Gol numero 5 in campionato per Silla e Trestina sull'1-0. Neanche il tempo di riorganizzarsi che il Cannara ha messo in campo da Alessandra con un 3-5-2 con Lori fra i pali, Cerboni, Moracci e Orazzo a formare la difesa 3, De Sanctis, Lira Ferreira, Mattia, Ravanelli e Corrado a centrocampo con Mortaro e Bazzoffia in avanti. Incassa il secondo gol, il minuto è il 19esimo, il tocco decisivo stavolta di Essussi, con Silla che veste i panni dell'uomo assist, gol numero 11 in campionato per il bomber marocchino e Trestina che va sul 2-0, Essussi ad un solo gol dal capocannoniere Ubaldi che siede in panchina, con la lista degli indisponibili cannaresi che vede anche Bei, Bagnoli e Frustini ai box. Mortaro prova a non far rimpiangere Ubaldi, ma sul suo destro c'è Migni a dire no. In mezzo il sinistro di Cenerini che sfiora il palo sugli sviluppi dell'angolo battuto da Kribek. Preludio al terzo gol che arriva alla mezz'ora e porta la firma proprio di Kribek, con esso sì a trovare l'imbucata giusta. Sesto centro per il fantasista marocchino che riscatta così immediatamente l'errore dal dischetto di Montespaccato. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per il poker del Trestina firmato da della Spoletina che anticipa tutti sul primo palo girando in rete di testa il suggerimento su punizione di Kribek. Alessandra corre subito ai ripari inserendo la mano per Corrado, ma i padroni di casa iniziano la ripresa chiudendo subito i conti con un'autorete sfortunata di Moracci sull'angolo dalla destra di Kribek. 5-0 e al Casini scorrono i titoli di coda con il Trestina che riscatta il KO dell'andata e pensa alla trasferta in casa del Follonica Gavorrano. Per il Cannara l'occasione per il riscatto è servita domenica quando allo Spoletini arriverà il Foligno per il secondo derby in 5 giorni. Antonio, ti sei rivisto le immagini? Una sconfitta che si è vista, insomma, 5-0, c'è poco da commentare. Poi ci sentiamo le castagnone di Leonardo Bambini, vediamo se sono all'altezza. 5 faste servite. Della prestazione di oggi del Trestina. Bonura e Scaglia sono di categoria superiore, ci scrivono, ma anche complimenti a tutto il Trestina, ma soprattutto al suo staff tecnico. Hai fatto una pubblicità, Leonardo, a Bonura e al suo staff, ma soprattutto ci dicono domani bomber Kribek meriterebbe una giornata di riposo al lavoro. Questo è il suggerimento che ci arriva da Trestina. Io non so chi è che suggerisce, ma già 3 giorni che non viene al lavoro per preparare. Ah, cioè non si è ripreso una settimana, insomma, dopo il cucchiaio. No, non si è mai visto sta settimana. Perfetto, tutto autorizzato però, quindi se come punta avevamo Gloria, ci scrivono da Foligno, eravamo in testa con lei capocannoniere del campionato, viaggia ad una velocità fotonica, grande Gloria. Adesso ci andiamo ad ascoltare però anche le parole dei protagonisti, fra i quali proprio Walid Kribek e non solo, allora torniamo al Casini. Sarà uno scontro diretto per il secondo posto, il Trestina l'ha vinto, il Trastevere è sempre lì a 4 punti con una gara da recuperare. Per vincere questo campionato cosa serve al Trestina? Cosa serve? Serve continuità. Domenica scorsa non ce l'abbiamo avuta a Montespaccato, secondo me, perché abbiamo buttato via 3 punti e quindi ci deve far capire che se vogliamo veramente pensare a qualcosa di importante bisogna crescere da questo punto di vista. In questo momento non siamo una squadra ancora da questo punto di vista matura, perché per vincere i campionati ci vuole l'allenatore che è abituato, io non sono abituato, i giocatori sono abituati, però oggi c'è stata una bella risposta sia a livello di voglia, al di là della voglia, perché la voglia ce l'ha sempre messa, anche a Montespaccato, ripeto, una partita dove ce l'avamo in mano l'abbiamo sciupata noi e buttata via noi. Oggi ragazzi, sapevo che da un punto di vista dell'approccio e della determinazione oggi davano qualcosa in più, soprattutto Walid, che tutti pensavano non facciano giocare perché visto dopo il cucchiaio, invece no, anzi gli ho mandato un messaggio domenica, ho detto va, domenica, mercoledì me la fai vincere te, è stato un protagonista insieme a tutta la squadra.
oggi penso che abbiamo vinto sotto tanti aspetti, sia tecnici, di gioco, di volume di gioco, di occasioni create. Anche Valir Kribek in gol, in questo 5-0, il derby perfetto. Sì, giornata perfetta, oggi è stato importante fare gol, portare a casa questi tre punti, soprattutto dopo domenica, che per una mia cavolata non abbiamo potuto portare a casa i punti, però il calcio è questo, quello che mi ha tolto domenica ci ha ridato quest'oggi. Sono molto 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 felice perché i ragazzi sono stati i primi che dopo domenica mi hanno dato una pacca sulla spalla e oggi abbiamo dimostrato di essere veramente un grande gruppo. Se c'è un rigore chi lo batte da qui in avanti? Da qui in avanti penso ora esso dopo quello che ho fatto domenica, però vedi c'è grossa intesa, quando lui fa gol mi lascia battere, comunque chi va, l'importante è avere fiducia del compagno, quello che c'è stato anche oggi. Lo spirito del Trestina riassunto da Valid Kribek, che sul 5-0 al 91esimo comunque insegue un avversario. Sì, è quello che facciamo sempre, soprattutto qua in casa, che penso sia la nona vittoria e un pareggio abbiamo fatto, credo. Cioè, 8 su 9, è importante perché noi in casa il nostro cavallo di battaglia, chiunque viene qua si vede che fa fatica e io sono convinto che possiamo giocarcela con tutti da qui alla fine. Antonio Alessandria, troppo bello il Trestina, troppo brutto il Cannara oggi? Troppo brutto il Cannara sicuramente, anche se vanno fatti i complimenti sempre a chi vince, perché non è facile. Noi, oltre a avere delle defezioni che non sono un alibi alla nostra prestazione di oggi, ci tengo a sottolinearlo, non mi è mai piaciuto trovare alibi, e abbiamo fatto una brutta partita e molte volte si dice che l'errore faccia parte dell'apprendimento, no? Diceva così un grande Julio Velasco. Io dico che penso che questa partita è, cioè, come un anno scolastico intero, no? Abbiamo capito quello che non bisogna fare. È onore al Trestina che ha vinto meritatamente una partita e noi, a parte le defezioni, oggi se ne è aggiunta un'altra, oltre a Ubaldi, Bei, e c'era anche Frustini che comunque è un titolare inamovibile e ci ha un pochettino spostato gli equilibri, però domenica scorsa eravamo nelle stesse condizioni, abbiamo fatto una buona partita al cospetto di un avversario. Oggi invece? E oggi la squadra non lo so che cosa, si è sentita troppo sicura, ma non lo deve essere quando siamo con tutti gli effettivi a disposizione, a maggior ragione quando c'hai delle defezioni, devi stare sempre più sul pezzo, devi essere sempre più concentrato, non dare nulla per scontato. E questo oggi non c'è stato. Ovviamente io mi assumo la responsabilità di tutto, perché sono io l'allenatore, chi guida la squadra, quindi poi starà a me durante la settimana cercare di esaminare la partita, a me e al mio staff, e trovare delle soluzioni a questa meritatissima, sottolineo meritatissima, sconfitta. Alessandro Baldacci, quando il Cannara sbaglia la partita, la sbaglia? Ah sì, assolutamente, oggi non c'è stata partita, abbiamo trovato di fronte una squadra cattiva che ha chiuso la partita dopo 20 minuti, noi molli, un po' una situazione un po' particolare, ci può stare. Torno sempre lì sul discorso, questi sotturni ravvicinati, un po' noi abbiamo beccato anche quest'ultimo mese anche per il discorso del Covid, non per causa nostra, stai giocati una partita in più il mercoledì, queste sono partite che pesano, poi tra l'altro il Cannara ci ha avuto il calendario complicato, le ultime tre giornate del girone andata, poi siamo ripartiti con una squadra come il Montevarchi, io l'avevo valutato come un ottimo punto quello di domenica, oggi ero abbastanza preoccupato, però pensavo che una forma di battaglia ci poteva essere, invece oggi purtroppo si è perso meritatamente. Io dico non cambia nulla, forse anzi è meglio avere anche una scoppola così che ti ridà un certo tipo di discorso per ripreparare subito un'altra partita. E non è una partita qualunque, perché no, è il derby contro il Foligno. Assolutamente, una partita con un'altra squadra importante che non so come è andata a fine la partita, ma perdeva, quindi credo che sarà una partita insomma di riscatto per tutti e due. Noi speriamo più che altro recuperare qualcuno. E anche la speranza di Antonio Baldaccini, recuperare qualcuno. Io penso soprattutto a Ubaldi con i gol, ma anche Bagnolo, insomma, no? Un giocatore che si sta rivelando determinante in questa squadra, pur essendo in Nicola, quando perdi 5-0 ti recupera la squadra, quindi non è un elemento che devi recuperare. Quindi grande lavoro che ci avrà di fronte il mister, lo staff tecnico con il quale già sono entrato in contatto prima della trasmissione, domenica è dietro l'angolo perché alla fine sì, oggi è mercoledì, quindi quattro giorni si rigioca, sì. Finora sabato, domenica li sta in campo.
Peccato che ci avremmo visto un derby molto acceso, perché con il Foligno che ha perso e il Cannara che ha perso. Se Foligno piange, ci scrivono, Cannara non ride. Domenica grande derby e la news è che Gloria Pamphili scenderà in campo come attaccante. Siamo convinti che distoglierà l'attenzione dei difensori del Cannara. Forza Falchi sempre. Grandi. Questo è il messaggio che ci arriva da casa. E allora andiamo però anche a vedere cosa è successo al Blasone. Poi avremo in collegamento il presidente Roberto Bianchi, che ha ascoltato le parole di Gloria Pamphili, è già infuriato con lei per le dichiarazioni. Aspettiamo. Allora facciamo così, ci andiamo a vedere proprio le immagini dal Blasone, gli highlights a cura di Roberto Mattia. Se la ride la Tiferno nella sfida con il Foligno a Lenzo Blasone, nonostante le assenze di Peluso, Briganti, Gorini, Bruschi e Cadacchini, la squadra di Federico Nofri riesce a prendersi 3 punti in rimonta contro un Foligno grintoso, anche bello a tratti, ma che dopo aver subito l'1-1 si è un po' spento. Vince la concretezza della squadra biancorossa, che prevale con le reti dell'ottimo Orlandi e di Massai, che hanno risposto alla magia di Zerbo. Primo tempo vivace e ben giocato da entrambe. Tiferno che inizia aggressiva, ma al Foligno, privo di Marineschi, bastano 10 minuti per prendere le misure e iniziare a macinare la sua manovra. Sono i Falchi a rendersi pericolosi principalmente. Al 13° bello scambio tra Colarieti e Settimi, con quest'ultimo che mette dentro un buon cross per la testa di Fondi, che però non inquadra la porta. Cosa che invece fa Settimi al 18°. Ancora azione sulla destra e traversione di un ottimo Colarieti proprio per il numero 8 Folignate, che gira sul primo palo ma trova la grande risposta di Vaccarecci, che manda in angolo. Al Blasone si vede una bella gara fatta di grinta e determinazione. Il Foligno recrimina ancora al 23°, ennesimo sfondamento sulla destra, ancora di Settimi, palla a centroarea dove Fiondi arpiona, ma la sfera gli rimane sotto e la conclusione da ottima posizione è sbagliata. Foligno che si mangia le mani per le occasioni non concretizzate, ma che ben figura. La Tiferno invece fatica a trovare spazi per andare a colpire. Potrebbe farlo al 35°, quando da un corner contro parte un veloce contropiede, 4-3, ma il provvidenziale intervento di Colarieti in scivolata sbroglia la situazione. Finale di tempo con la squadra ospite abbastanza propositiva. Al 39° Orlandi per vie centrali fa arrivare a Valori, defilato sulla sinistra in area. L'ex Sansepolcro vince il duello con Dondoni, ma Marricchi gli chiude la conclusione. La prima frazione si chiude, quindi a reti inviolate. La ripresa si avvia in maniera inaspettata. Al 4° Gabriele Zerbo tira fuori dal cilindro una delle sue magie. Lancio lungo di Rossi proprio per l'ex Palermo, defilato sull'out di sinistra, che sfrutta un rimpallo favorevole con un difensore ospite e scaglia un sinistro al volo che va a scavalcare Vaccarecci fuori dai pali. Grande gioia per il Foligno che va in vantaggio, ma che dura poco. Al 7° infatti la Tiferno arriva subito al pareggio ed anche questo è un gol di pregevolissima fattura, con Orlandi che impatta di prima intenzione su un pallone messo in aria e per Marricchi non c'è nulla da fare. Partita molto vivace dopo questo botta e risposta e squadre che si allungano. Al 13° bello il lancio di Dondoni in profondità per lo scatto di Zerbo, che però stavolta chiede troppo da se stesso, provando il tocco di finezza invece di avanzare, e il suo tentativo finisce sul fondo. Risponde la Tiferno al 16° con un bellissimo spunto di Valori che supera Rossi, si accentra verso l'area e scaglia il sinistro a botta sicura, che però viene ribattuto dalla difesa Folignate. La squadra di Nofri è quella che prova a prendere in mano il pallino del gioco. Buona la palla sui piedi di Bartolcini al 20°, con il Foligno scoperto dopo un errore in appoggio. La conclusione del numero 7 però è alta. I ritmi con il passare dei minuti inevitabilmente si abbassano e iniziano un po' di sbagli da entrambe le parti, ma sono sempre i biancorossi ad essere più insistenti, mentre il Foligno sta sulle sue e dal 29° paga dazio. Orlandi va al cross dalla destra e sul secondo palo sbuca Massai, che mette dentro il vantaggio della Tiferno. Uno sprazzo di reazione dei padroni di casa al 34°. Dondoni va in percussione sulla corsia di destra e va al cross. Zerbo lascia la conclusione a Piancatelli, che però non ne approfitta e calcia fuori. Gli ospiti sono molto bravi a gestire nel finale, a far sentire la loro fisicità. Falchi che buttano in avanti i palloni, ma manca la lucidità e la fretta non aiuta. La Tiferno non va in affanno e porta via i 3 punti dal Blasone. Fra poco, come detto, sentiremo anche la campana a Tiferno con Roberto Bianchi, intanto però andiamo a ascoltare quelle che sono le voci dal Blasone raccolte sempre da Roberto Mattia. È chiaro che nel secondo tempo la squadra è cresciuta molto a livello fisico, siamo stati onnipresenti, al di là che siamo passati in svantaggio su una prodezza insomma, di Zerbo che ce l'ha questi gol, poi forse il nostro portiere l'ha fatta fuori, ma insomma al di là di questo abbiamo fortunatamente pareggiato subito e poi la partita l'abbiamo gestita bene perché arrivavamo un pochino prima su tutti i palloni, abbiamo gestito bene anche le situazioni di gioco, forse siamo mancati nella finalizzazione perché ci abbiamo avuto 2 o 3 occasioni che potevamo fare gol prima, insomma alla fine era importante ripartire dopo una sconfitta immeritata domenica con la Pianese che abbiamo perso a 10 minuti alla fine, ma insomma
la squadra risponde nonostante le assenze, quindi vuol dire che c'è grande spirito di squadra, c'è coesione e secondo me c'è organizzazione. Ma guarda, noi nelle ultime 7 partite abbiamo fatto 3 vittorie, 3 sconfitte e un pareggio. È chiaro che sono mancati giocatori che spostano gli equilibri, perché Maurizio Peluso in queste 7 partite non c'era, poi in altre 4 è venuto a mancare Catacchini e Briganti, quindi se ti mancano i giocatori di spessore e giochi con squadre come il Gaborrano, come la Pianese, come il Trastevere, puoi anche perderle. Negli effettivi io sono convinto che noi ce la possiamo giocare con tutti, perché questo l'abbiamo dimostrato nelle precedenti partite. Poi quando viene a mancare qualche giocatore, qualche battuta d'arresto ci può stare, perché poi non siamo tutti uguali e le alternative di sicuro sono giovani e possono e devono migliorare, ma non hanno la stessa qualità, le stesse vedute dentro al campo. Ritengo che sia stata una partita, come dicevo prima ai colleghi, credo sia stata una partita molto, molto equilibrata. E in sintesi la Tiferno, che è una squadra forte, che non a caso occupa le parti alte della classifica, è stata brava a capitalizzare le occasioni che ha avuto, cosa che non siamo riusciti a fare noi, soprattutto nel primo tempo, ma anche nel secondo, non ci ha detto nemmeno bene. In realtà il Tour de Force è già da qualche tempo che noi ce l'abbiamo, ma questo ci tengo a dirlo, il Foligno non molla, il Foligno c'è e sin da domani cercheremo di preparare al meglio la partita di Cannara e poi penseremo alle altre. È vero che il Cannara viene da una brutta sconfitta, ma anche noi, e quindi cercheremo di essere carichi per poterci rifare prontamente, ma sicuramente il Foligno non molla. A dire la verità, sto pensando più a come abbiamo perso questa partita. Il gol sì, sono contento, non voglio passare per presuntuoso, ma ce l'ho sulle corde, diciamo, quello lì. Però ecco, sto pensando più al gol che ho sbagliato, agli errori che abbiamo fatto, perché oggi secondo me si poteva vincere anche meritatamente e anche tranquillamente, perché inizialmente l'atteggiamento era quello giusto. Poi per adesso noi è un periodo che appena sbagliamo una virgola non ci perdona il destino, mentre altre volte ci ha perdonato. In questo periodo è così, ci dobbiamo stringere un po' tutti e cercare di non fare lo sbaglio come adesso, come questo periodo, che è la virgola che purtroppo non ci perdona. Ma secondo me il gol che abbiamo preso, l'1-1, tra l'altro da non voluto, che era una palla messa in mezzo e ha sorpreso il nostro portiere, ci ha tagliato un po' le gambe. Abbiamo avuto comunque il coraggio di andare avanti, che comunque c'eravamo, eravamo sul pezzo. Poi ripeto, gol mangiato, gol subito, questa è la legge del calcio. Purtroppo per adesso ci sta andando così, però miglioramenti ci sono stati. Volevamo vincere, riportare punti a casa, soprattutto dopo la sconfitta di domenica, che un po' ci ha bruciato. E soprattutto per dare continuità e restare attaccati alla parte alta della classifica. Siamo andati sotto di punteggio, ma l'abbiamo ripresa. E niente, sono contento per il gol e per l'assist. Comunque sì, avevamo molte assenze, continuiamo ad avere molte assenze, però dobbiamo dare il massimo comunque, anche se non abbiamo i giocatori più importanti, vedi Maurizio Peluso, vedi Briganti, Catacchini, comunque sia sono molta esperienza che ci manca, però anche noi ragazzi abbiamo fatto capire che ci siamo. E lo stile Tiferno nel look, devi sapere, quello di Pietro Orlandi, perché vedi anche Alagia, Bartoccini, insomma fare la cronaca del Tiferno è difficile perché un po' tutti con la capigliatura, chissà se sarà dettata proprio dal presidente Bianchi, glielo chiediamo fra poco, fra 2 minuti, subito dopo la fascia pubblicitaria, torniamo con il presidente del Tiferno al telefono, verrà stuzzicato, massacrato un po' in studio vista l'assenza a causa impegni di lavoro, ok, però gli ospiti qua in studio con noi lo massacreranno e con una sorpresa fra poco. 2 minuti di nuovo qui a Speciale Serie D.
Sei convinto che la tua casa, il tuo locale o la tua azienda siano sicuri e igienizzati? Non correre rischi, pianifica una sanificazione affidandoti a professionisti del settore. Upkeep è azienda leader con sedi in tutta Italia. Esperienza pluriennale, macchinari all'avanguardia e tecnici specializzati con rilascio di certificazioni. Scegli Upkeep. Di nuovo insieme a Speciale Serie D, al telefono il presidente del Tiferno Roberto Bianchi, ma abbiamo un'altra chicca perché un girone d'andata fa esatto tutti ospiti alla locanda del Cardinale da Roberto Damaschi. Buonasera, buonasera, pensavo di trovare il mitico avvocato ma non lo vedo. Senti. È assente. Se la montagna... Sì, Maometto, non va alla montagna, eh? No, è la montagna da Maometto, ma qui abbiamo a che fare con la terza età, con i nonni, e quindi avevo previsto... Allora, io credo che a Roberto Bianchi sarebbe convenuto essere qua in studio, battute a parte, la presenza di Roberto Damaschi, appunto, perché ti va dato un merito, se non altro questo bisogna riconoscerti. Non appena hai saputo che sarebbero stati ospiti tutti e quattro gli esponenti delle società di Serie D, ti sei subito inventato una cena alla locanda, per farli conoscere anche meglio, insomma, quella è stata l'occasione e ne ha tratto beneficio un po' tutto il calcio umbro, di questo ti va dato atto, no? Perché c'è un sano sfottò, non c'è nessuna esatto. rivalità particolare. No, ho sempre vissuto il calcio come momento di aggregazione, di simpatia, di spasso, di divertimento. Credo che poi ci impegniamo alla Serie D, una categoria già importante, però parliamo comunque di dilettanti. Credo che sia il giusto senso del calcio, del mio modo di vederlo. Sono contento che sia così e ho fatto in modo di, come dire, mettere un po' più vicino alcuni amici che magari si conoscevano poco. E ripeto, vivere con sano sfottò un campionato che peraltro per le Umbre sta andando abbastanza bene, discretamente bene, quindi Credo che faccia piacere anche a loro e dia anche un senso di un calcio genuino al pubblico. Ti stai divertendo tu Antonio, come magari non accadeva da anni, faccio l'esempio tuo perché Leonardo oramai sono 20 anni se si stufa, perché credo se non si divertisse, Gloria se ne sta inventando di tutti e di più, ti stai divertendo quest'anno come non accadeva da anni, anche magari in un sano sfottò come avviene proprio anche col presidente Bianchi? Ma come ha detto anche Roberto, penso che c'è stata la locanda del Cardinale un qualcosa di magico, no? Un creare un ambiente dove appunto le persone si sentono libere di trovarsi in un ambiente come tra amici, quindi d'altronde non è che il lavoro ci ha portato qui o ci sono altri interessi, ma appunto
è una sana competizione dove ognuno di noi cerca di inventarsi la sua, no? Dallo specchietto retrovisore al messaggino della domenica, al prepartita. E allora fammi togliere una curiosità. Professionista, ti sei presentato con tatto di secchiello ghiaccio. Che cos'hai lì, a fresco? Una bottiglia di Bollinger. Che voto diamo a questa bottiglia? Lo chiedo a Roberto Bianchi. Buonasera, presidente del Tiferno. Buonasera, scusate un attimo, Scusate un attimo. Sì, mi stappate quella terza bottiglia di Jacques Chelos, per piacere. Brutti initial, ce l'ho in macchina, press. Però ascolta, no, è così in valle, tu di nascosto, io pubblico e non funziona. No, se mi parli di... Ho capito che fai l'avvocato di mestiere, ma insomma, via. No, se mi parli di Bollinger... Che robetta, capito? A meno che non sia la grande attività. No, ma per te che sei assente, guarda, c'è un'altra bottiglia che è quella precisa per te. Sant'Orso Lice, perché non gradisci il mio netto. No, il mio netto lo lascio a quello che aveva tentato in vano di competere con me. No, però abbiamo anche un bel Sant'Orso Lice. Devo dire, no, devo correggere. E Nicola, hai detto che ero arrabbiato con Gloria. Assolutamente no, ho solo dissentito perché in realtà abbiamo fatto una partita splendida, giocando bene sulle seconde palle, abbiamo fatto, nonostante mancassero dei titolari importanti come gli ex Foligno, Cortini e Bruso, Attacchini, Briganti, Brutti, abbiamo dimostrato che c'è una squadra effettivamente in grado di... Quindi scusa, vuoi dire che Gloria ha visto un'altra partita? Cosa vuoi dire? Sì, forse ha visto il Tresna col Cannale. No, Roberto, guarda, gli highlights l'hanno visti anche gli amici qui in trasmissione, quindi insomma, diciamo che il primo tempo, contando le occasioni, almeno numericamente dominare mi sembra un po' hai comunque vinto, perché il calcio funziona così, però la partita leggiamola bene, dai. Certo, abbiamo vinto perché il calcio funziona così, che vince il più forte. Però questo va bene, questo mi fa piacere, no, a parte le battute, che siamo riusciti in queste partite, nonostante l'assenza di giocatori importanti per noi, che spero che ora rientreranno, non dico con il Siena, ma con la Siena Lunghese saremo al completo, e con la squadra al completo abbiamo dimostrato addirittura di poter peggiare al primo posto. Beh, chiaramente queste assenze ci hanno seriamente danneggiato, però abbiamo dimostrato che quelle che vengono di solito chiamate riserve non lo sono, ma sono dei veri e propri titolari. Lo specchietto per Antonio l'hai preparato? No, guarda, allora io con Antonio gli ho scritto, gli avevo preparato un specchietto, ma vista la sonora sconfitta ho detto no, lo sfottò lo rimando a domenica prossima, insomma, sono addolorato. Cioè scusa, cosa significa? Quindi domenica secondo te il Tiferno vince col Siena e il Cannara perde col Foligno, già hai calcolato tutto? No, il Tiferno mi auguro che vinca con il Siena, Cannara Foligno mi auguro che vinca la squadra più in forma in quel momento. E il Trestina contro il Follonica Gavorrano cosa fa invece, presidente? No, io spero che il Trestina faccia una bella partita, ma mi auguro che vinca il Gavorrano. Grazie Roberto. No, scherzo. Però Nicola, comunque ci stiamo divertendo, questa è la cosa più bella, insomma. La cosa fondamentale anche in un momento così difficile, no? Chi ve lo fa fare di portare avanti il calcio in un momento di pandemia, in un momento come questo, lo sfottò. Solo quattro fatti come noi. Aspetta, allora, che c'è Roberto Damaschi, vuole dirti qualcosa. Però l'analisi del campionato di Serie D da ormai opinionista è Foligno in linea con gli obiettivi perché è partito per salvarsi. Cannara ben oltre perché l'obiettivo era lo stesso e ancora è nettamente tutti a piangere, a margine, stai buono, tu hai capito, tu arrivo, bravo avvocato, il Trestina campionato strepitoso, tu sei partito per vincere, sei a 6 punti dalla prima con una partita in più, di tutti, quindi insomma c'è poco da chiacchierare.
Aspetta, perché non mi nascondo dietro un dito, dai su, perché Bambini vuole vincere, ma dai su, via, dai. E prima infatti l'ha detto, guarda, prima se l'ha lasciato sfuggire, noi siamo qui, anche Antonio Baldaccini l'ha detto, se siamo qui balliamo fino alla fine. Dai, siamo qui per vincere. Il Tiferno che fa? Balla, quindi se il Tiferno balla fino alla fine con l'infortunio di Briganti, che purtroppo rischia di vedere... Oggi ci mancava Chegorini, Peluso, Catacchini. No, però dico io, no, oggi... Con tutte queste assenze abbiamo battuto il Prestina e il Foligno. Pensa se eravamo al completo. Gli hai ritoccato il tasto, vuoi dire qualcosa del derby, Leonardo? Tanto oramai, immagina che abbiamo già stappato la bottiglia. So che gli hanno fatto una radiografia, Leonardo. Intanto avevamo un piacere che stavi qua con noi, Roberto, perché è sempre bello passare la serata insieme. Ma... Purtroppo il derby non l'ho ancora digerito, Quindi, come è successo neanche, Antonio, so che ha vinto... Hanno fatto una radiografia, l'hanno trovata sullo stomaco, l'hanno trovata. Era uno strufolo. No, t'avevo infatti portato, stasera abbiamo portato anche le castagnole, tra l'altro, perché sappiamo che tu sei amante, no, delle castagnole, quindi... Però come è successo, Antonio, preparati perché il ritorno sarà dura a Trestina, eh? Ma hai anticipato, ha detto, a Trestina abbiamo vinto contro il Foligno, contro il Cannara, la prossima tocca anche al Tiferno. Sì, buonanotte. Io però pensare che ho fatto 3 promozioni di seguito, arrivare in Serie D per fare una trasferta in bicicletta è incredibile. È il massimo, eh? La stracittadina, dai. Però, occhio se buchi per strada. Speriamo che... Esatto. Mercato prolungato, notizia di oggi, fino al 31 marzo. Al Tiferno. Ah, questo lo so ora. Perché tu insomma eri per chiuderlo domani un acquisto. Arriva un difensore oppure no? No, difensore assolutamente no. Però domani arriverà al 90% un giocatore che farà tremare la Serie D. E allora devi dirci almeno il ruolo. Boom! Non dirò nulla. Non dirò nulla. Mi portate la quarta bottiglia di Jacques Delors per stasera. Capito? Chi è secondo te, Roberto? No, non ho seguito un granché in questi giorni, quindi non lo so. Dagli infortuni, se uno mi dicesse dove va a mettere una pezza, sarebbe un difensore, verrebbe spontaneo. Però da quello che ci dice, boom, di solito lo fanno gli attaccanti, quindi se ci vuole svelare qualcosa in più... Se viene dalla Toscana possiamo pensare. Domani lo annuncerò, Se va in porto, chiaramente. Non è un difensore, ma è un attaccante, comunque. Esistono anche i centrocampisti, i portieri, Peluso, comunque, oramai è sulla via del piano rientro, non sarà contro il Siena, ma nella partita successiva. Quindi, comunque, rinnovi le ambizioni, no? Dopo questa vittoria contro il Foligno. Ma certo, ma io voglio cercare di vincere. Io dico, se siamo tutti al completo, viene il Trastevere al Verdicchi, e perdiamo, va bene, ma se il Trastevere al Vernicchi perde, allora ce la giochiamo. Intanto però domenica arriva al Siena al Vernicchi, dopo la vittoria rotonda all'andata? Lo so, però eravamo tutti, e invece domenica ci troviamo un'altra volta con 5 assenze importanti. Quindi questo inciderà notevolmente, perché noi sviluppiamo un sacco di gioco e non riusciamo, ci manca Peluso, tanto è inutile dirlo. Peluso è un giocatore che aveva fatto 10 gol in 11 partite, di cui solo uno su rigore. E qui potrei aprire una parentesi importante: siamo l'unica squadra che ha preso solo un rigore in tutto il girone di andata. Quindi diciamo che avere dei torti arbitrali è dire poco, ma non ce ne frega niente. Quindi... Eppure giocate un calcio champagne. Lo so, bravo. Champagne è sicuro. Senta Roberto, ci giocavo un calcio prosecco. Senti Presidente, ma Tiferno Trastevere c'è alla penultima, il 30 maggio, Sì, probabilmente festeggerò il campionato con Trastevere, la vittoria. E alla terz'ultima sai invece che partita c'è, te lo ricordi il calendario? Sì, c'è la terz'ultima, Trestina. No, festeggiare al Casini è il massimo. La vittoria del campionato. Senti, sei sempre convinto di voler fare qualcosa insieme a Leonardo Bambini, di unire le forze? Con Leonardo sì, con l'innominato non l'avrei mai fatto, ma con Leonardo sì. Perché è un professionista del calcio, ha grande esperienza che io non ho,
serietà, concretezza, lealtà, e quindi con lui ci aprirei anche un'azienda, insomma. Dopo tutti questi complimenti io mi preoccuperei. No. Lui ha un entusiasmo che in questo momento disarma a tutti. E questo è bello, Roberto, devi tenerlo forte, è una peculiarità importante tua. E ovviamente io ci rivedo anche un po' i primi campionati che facevamo noi, forse tu Nicola te li ricordi, i primi tempi al Casini era sempre una bolgia, adesso non può essere ovviamente per mille motivi, però comunque questo entusiasmo è fondamentale su tutte le cose. Ma Leonardo, su tutte le cose. Il problema è che io sono giovane, quando avrò la tua età anch'io mi calmerò. Roberto, è talmente giovane, ho cominciato presto io. È talmente giovane che stasera sta a casa vestito come l'avaro Alberto Sordi sull'avaro di Molière, con la cucullella. Ma tu che ne sai? Che ne sai con chi sono? Probabilmente sono meglio di loro. Con la badante rumena. Sarebbe... No! Quello sarà mai. Siamo degenerati. Piuttosto passo una notte con te, Roberto, guarda. Però ascolta, bello... io dormo poco, quindi cerca qualcun altro che è meglio, vai. Il Tiferno ha dimostrato che è un'ottima squadra, anche con le seconde linee, ci scrivono da casa. Antonio, cosa vuoi dire a Roberto invece? No, io penso che Roberto, se quest'anno non avevamo l'impatto del Covid, penso avremmo portato tantissima gente allo stadio. Quello è quello che forse manca a tutti noi, perché alla fine è bello giocare le partite, è bello lo sfottò, è bello tutto, però se andiamo a vedere gli stati veramente vuoti, potevamo fare qualcosa di veramente importante. Questo è quello che perlomeno provo io anche a vedere la partita. Sì, siamo diventato un calcio per ricchi, lo chiameremo così un giorno, però rimane povero, ecco. Roberto, è diventata l'amichevole del giovedì, è diventata la partita della domenica. Il calcio è questo, io... È vero. Ho assistito a qualche partita, ma non mi riesce nemmeno, poi proprio perché è passionale come noi, perché qui siamo fondamentalmente tutti passionali, è veramente dura digerire questo calcio. A detta anche dei giocatori sparisce il fattore campo un po', questo anche i giocatori che a mano si sono alternati. I Casini funziona sempre. Sì. Il Casini funziona, dice Leonardo Bambini, perché 8 vittorie e un pareggio. Fino al 30 maggio, no? Quando è? Fino al 20 maggio. Fino al 23 maggio. Poi dopo. Trestina. Dopo saranno Casini. Saranno Casini per bambini, eh? Esatto. Siete informissima, stasera. No, Gloria è silenziosa perché sta preparando un dossier lezioni come si legge una partita, solo per te, te lo manda in mail già in tarda notte, ti arriverà la mail. Comunque spero che dominino sempre e io vinco, ma va bene, insomma. No, non ti abbiamo sentito, scusa, ti abbiamo perso? Spero sempre che la squadra avversaria domini e io vinco. Mamma, Roberto, mamma mia. Scherzo, Gloria, dai. Mamma mia. Senti, facciamo così allora, via. Live in diretta, se il Trestina arriva prima del Tiferno e viceversa, se il Tiferno arriva prima del Trestina, vai Leonardo. Ecco, questa seconda ipotesi va bene. Ma penso che, viste le forze e visto che comunque tutti parlano di assenze, gli unici che non ne parlano siamo noi, forse perché stiamo andando, direi, molto bene. Ho detto, da Natale venendo ad ora, devo dire che abbiamo perso il derby a Città di Castello, e abbiamo perso a Montespaccato, due partite che se le andiamo a vedere ci stava stretto il pareggio. Quindi io credo che la nostra squadra sta andando molto forte. Se continuiamo con questa forma, con questo piglio, con questa voglia di fare risultato, con quella fame che dimostrano anche i giocatori, che oggi, anche prima Antonio e l'allenatore suo, ha detto avevano una fame e una grinta fuori dalla norma, dai la mangiare, io penso che la Tiferno arriva dietro al Trestina. Vai, Roberto. Io sarei per la scommessa: chi perde paga da bere scelgo io chi fa parte. Ok, anzi, stai buono, poi ti facciamo fare la griglia a te, Roberto. Mi riferisco a Roberto Damaschi. Roberto Bianchi, invece, se ti fermo, arriva prima del Trestina, a fine campionato, stiamo registrando tutto. Beh, volevo dire, no, scherzo, no, il Trestina parte tutto. C'ha un attacco stellare, bisogna darne atto, è una grande squadra. Però anche lui dice che avrebbe dovuto vincere. Beh, a me piace, perché noi vinciamo, però devono vincere gli altri.
però va bene. Detto questo, comunque io sono contento di trovarmi lassù. Io non dimentico che non sono, a differenza di Leonardo, 20 anni, 10, 15 che sono in Serie D, ma io due anni e mezzo fa giocavo contro il Fraticciola Selvatica, ora mi trovo a giocare col Siena, col Foligno, eccetera. Quindi insomma ancora è un ambiente molto nuovo per me. Cosa vuoi dire? Che Bianchi è più bravo di Bambini? Contento di essere al quarto posto. Vuoi dire questo? Che Bianchi è più bravo di Bambini? No, questo mai, mai. Ho detto che farei la fusione con lui perché ho bisogno della sua esperienza. Ah sì, già è vero, gli hai dato anche dell'anziano, giusto? Ci eravamo un attimo no, dimenticati. Senti, allora, prima di salutare, diciamo che la prima gliel'ha fatta vincere per accontentare i bambini. Bambini ha accontentato i bambini. Non è un gioco da bambini questo, innegabilmente, però insomma va bene, dai. No, avvocato, senti, di là ho anche un Paul Barà Special Club proprio al posto del mio... Annunziate, 2004. A noi, esatto. Vabbè, allora ti recapiterò questa bottiglia di Santerno da 5,90 € al Conad e noi berremo il resto. Per il pediluvio la mattina va benissimo. Al bagagliaio al bagagliaio pieno di bottiglie, Roberto Damaschi, se lo fermano sono dolori. Io Vai. Il mio netto lo uso al posto del Saugella. Allora ti vediamo ferratissimo sui vini per quanto riguarda la lettura delle partite, ci pensa Gloria. Imbattibile. Qui siamo a posto. La griglia, prima di salutarti, ce la fa Roberto. Comunque, Damaschi. Sì. Un appunto a Gloria lo devo fare. Quale? A me i biscotti non me la date oggi. Beh, perché la sportività comunque va fino a un certo punto, cioè ci deve essere anche il rispetto. Secondo me oggi tu non avresti gradito durante la partita un mio biscottino. Ma come no? Ma dai! Io penso questa è la spesa più grossa che potevi farmi. Io sono venuto alla partita per avere il biscotto. Che grande! Solo per questo. Qui è una serata di prodotti tipici, l'abbiamo già detto, anche a livello di bollicine. Ce la fa Roberto Damaschi la griglia prima di salutarti. Allora, il 6 giugno, ultima di campionato. Le Umbre posizionate come? Vai? 1, 2, 3, 4. Una Tiferno, 2 Trestina, 3 Cannara, 4 Foligno. Anche se il Cannara c'ha un momento un po' particolare, ha bisogno di una vittoria per schiodarsi. E da lì potrebbe cambiare anche la griglia. Ah, quindi vuol dire se vince col Foligno domenica cambia il campionato? Beh, riprende, perché sono una squadra che c'è, secondo me il campionato del Cannara va letto in una certa maniera dall'entusiasmo sotto il profilo psicologico. Questi risultati che mancano, non lo so, Antonio può essere più chiaro di me conoscendo la cosa, però ha bisogno secondo me un po' di una vittoria sotto il profilo psicologico. Non ti dico come ti ha guardato Gloria, quindi dici il Tiferno arriva prima del Trestina, eh? Io l'ho pronosticato così perché altrimenti non chiudiamo più sta telefonata. Abbiamo accontentato i bambini, non bambini ma i bambini. Perfetto. Grazie. E allora lasciamo il presidente del Tiferno alla sua serata. Grazie per essere stato con noi. Salutaci la vero sincero a tutti voi. Salutaci la badante rumena. Devi portare ciao Antonio, Leonardo, ciao. Restiamo in attesa della tua giustificazione scritta. In bocca al lupo per la gara di domenica che vedrà il Tiferno impegnato contro il Siena di Gilardino. Oggi intanto è arrivata una vittoria importante, però considerate le assenze, la cosa più bella però è sorridere tutti insieme così, no? Insomma, Leonardo. No, questo è fantastico, ci fa tornare indietro un po', cioè ci ha fatto per un po' non pensare a questa pandemia che ci sta attanagliando e lasciando a casa tutte le sere. Noi in questa mezz'ora, devo dire la verità, non abbiamo pensato. Siamo tolti le mascherine, stiamo a distanza e questo, sì, in effetti ci ha fatto tornare un po'... Volete vincere il campionato, dovete guardarvi da Montevarchi e Trastevere. Trastevere perché primo in classifica, Montevarchi perché insomma sta dicendo la sua e ha due partite da recuperare, considerato anche quella di domenica. Allora facciamo così, prima di chiudere ci guardiamo proprio in tre minuti anche gli highlights di Trastevere San Giovannese e Montevarchi Grassina, vittorie per 2-0 in entrambi i casi rispettivamente di Trastevere e Montevarchi. L'Aquila liquida all'inglese il Grassina nel turno infrasettimanale di campionato.
Niente da fare per gli ospiti di Innocenti di fronte al gran primo tempo dell'Aquila, poi in controllo nella ripresa senza rischiare niente. 33 punti e terzo posto in graduatoria per il Montevarchi, schierato da Malotti in avvio con il classico 3-4-1-2. Un solo cambio rispetto a Cannara in difesa, Martinelli preferito ad Asci. Grassina col 4-4-2, non è la squadra travolta dal Montevarchi, il 4 ottobre 5-2, anche se ultimo in classifica, dirige Gambuzzi di Reggio Emilia. Con le immagini del nostro Mario Falugi andiamo in cronaca al nono, salvataggio di Cecchi su Zanoli, solo angolo. Si scatena Iallo, 14esimo, la conclusione a fil di palo. Il gol è maturo al 25esimo, lo firma Giustarini con un piattone destro. C'è chi non vede partire forse il pallone, un po' sorpreso. È il quarto gol in due partite firmato da Manuele Giustarini contro il Grassina, quasi fosse il suo nemico pubblico. 33esimo, ecco il raddoppio, 2-0. Iallov con una magia salta il grande ex, uno degli ex salvadori in pallonetto, e anche il portiere di testa appoggia nel sacco. 2-0, gara virtualmente in ghiaccio, secondo tempo. Al terzo, Martinelli centra per Frugoli, miracolo di Cecchi. Ancora Frugoli all'ottavo, murato dal portiere Grassinate. 14esimo, il tiro del nuovo entrato Marino è per la prima parata di Giusti e l'unica di tutto il match. Ultime due note, al 28esimo Mulas va giù, Gianneschi a contatto ma si prosegue. 38esimo espulso Malotti, chissà perché, forse per proteste. Il Montevarchi continua il volo nell'alta classifica. Nelle parole di Steven Tyler, frontman degli Aerosmith, il destino del Trastevere, sogna fino a che il tuo sogno non sarà realtà, cantava il gruppo statunitense nella celebre Dream On. E allora sogna Trastevere, fallo in grande, dal Trastevere Stadium, la 19esima giornata del campionato di Serie D, girone E, benvenuti a Trastevere, San Giovannese. Leggermente male, poi Sbardella prova addirittura il tunnel, riesce comunque a passare, deve tornare da Lorusso che va al cross profondo sul secondo palo dove c'è Crescenzo, la mette al centro, non trattiene il portiere della San Giovanese, confusione, la palla non entra, poi Sannipoli! Azione confusa, porta al vantaggio del Trastevere con Daniel Sannipoli al rimorchio, 1-0 al Trastevere Stadium. Nonostante il sole riesce a respingere la difesa della San Giovanese, poi si addormenta il numero 6, Lorusso prova ad andare a giro! Da Lorusso che si è spostato qui a destra, prova a girarsi, va via in mezzo a due, gran giocata di Lorusso che la mette al centro, troppo potente in caduta. Lorusso nel cuore dell'area, lontana Videtti, sul secondo palo c'è Giordani, pallone basso al centro, taglia l'area di rigore e sul secondo palo se lo mangia Luigi Fontana. Fischio dell'arbitro, Lorusso la sua battuta in porta, va sul palo del portiere. C'è Cervoni, alza il pallone, posizione regolare di Roberti, sta bassa la difesa della San Giovannese, poi prova a girare Fontana, palla sul fondo, male Sannipoli, trova l'anticipo del numero 8, ma poi rimedia Sannipoli, scivolata a recuperare il pallone, Roberti per Lorusso che la fa girare, come alla PlayStation, Davide Lorusso, il 2-0 è un capolavoro. Qualche giocata bella dell'11, attenzione al break del Trastevere centrale con Sabelli che allarga ancora da Lorusso, attenzione perché ce l'ha sul mancino, Lorusso! Possesso San Giovannese, Falomi, il tocco in orizzontale, il palleggio, la conclusione al volo del numero 10! Colpo di reni, pazzesco di Casagrande in calcio d'angolo, occhio però alla San Giovannese! C'è Cuzzi al limite, prova a calciare, si impenna il pallone, Casagrande... Rossetti e sulla giocata del 6 della San Giovannese arriva il triplice fischio del signor Mauro Gangi, game over al Trastevere Stadium, sempre più in alto il Trastevere a 38 punti, batte per 2-0 la San Giovannese. Quello di Lorusso è un gol alla Baldaccini, Leonardo però tanti tempi fa, ma guarda, dei tanti ricordi fa. Vuoi dirci la tua, Roberto? Su cosa? Sul gol alla Baldaccini. Sul gol, io non ricordo gol. Prossimo turno abbiamo detto il derby,
Cannara Foligno, ce lo vediamo rapidamente, qui perfetto Roberto Forasiepi dalla regia. Andiamo anche con la classifica prima di chiudere, perché chiuderemo così con un pronostico d'obbligo fra i due non parte in causa relativamente al derby. Però Leonardo, ti sei visto le immagini, al di là di quello che esprime la classifica, è il Trastevere la squadra da battere? No, se io per quello che abbiamo ormai abbiamo giocato con tutte le squadre, è un'ottima squadra e si è anche rinforzata, però Badesse è una squadra che ha dicono che abbia speso più di tutti e c'ha tre partite. Beh, forse è Siena, no? La squadra che ha speso più. Qui vedo tre partite da recuperare, giusto? Sì, che diventeranno quattro. Siena, se Siena prende... bisogna fare la differenza tra speso e buttato. Cioè, diciamo che girarci intorno. La zona senese fra Badesse e Siena sono due buone squadre, sono lì, non è che sono così distanti. E poi dopo San Donato, secondo me, è una delle più forti. E Trastevere è un'ottima squadra. E poi ci mettiamo le nostre, Tresti, Natiferno, direi, Montevarchi anche, perché comunque sia. Il presidente dice che comunque le... non può, però vedo che sta facendo risultati, quindi... E non ha detto il Cannara, Antonio, cosa vuoi dirgli? No, ho detto le nostre. No. Cannara... Tresti, Natiferno, Cannara non l'ha nominato però. Cannara... Fra di loro, ok. È tutta una questione... Tutta Cannara una questione di Alto Tevere. Il pronostico per domenica sicuramente fra Cannara e... No, aspetta, te lo chiedo alla fine. Prima scusa. Antonio Ballaccini e Gloria si incontrano 10 minuti prima del fischio d'inizio. Cosa vi dite? Vai. Sempre che Gloria non abbia ancora aperto il forno anche domenica mattina per sfornare i biscotti, questo vediamo, quelle che saranno... No, io ancora un tiramisù un conto. Col sì? Ah, è vero. Però il tiramisù era in caso di vittoria. Lo possiamo riproporre. In caso di vittoria Foligno ci sarà il tiramisù per il Foligno. Tiramisù per il Foligno. Per tutto però, perché noi ragioniamo... In caso di perdita ci sarà un prodotto tipico di Cannara. Di Cannara, ok. Che potrebbe essere Roberto quale? Penso, lo chiedi al presidente proprio. Le cipolle. Allora pronostico secco, Cannara Foligno domenica 14:30. Sulla Croce Rossa, insomma. Allo Spoletini, come finisce? Cannara Foligno? Nava Foligno, ma cannarese, non posso che dire Cannara per forza. Ti giochi un 1 quindi. E Leonardo Bambini invece? No. Non ti nego che oggi hanno visto 5-0, mi è dispiaciuto perché anche se per una serie di motivi lo seguo poco, anche per scelta... però insomma il cuore sta lì. Leonardo Bambini? Ma vengono da due sconfitte brutte, perché una esterna, Trestina, ci sta, quell'altra in casa forse è ancora più dura da digerire. Penso che un pareggio possa uscire. Allora grazie a Gloria Panfini, grazie ad Antonio Ballaccini, a Leonardo Bambini, grazie soprattutto a Roberto Damaschi per il tuo ingresso a gara iniziata nella ripresa. Hai cambiato la partita, hai marcato stretto Roberto Bianchi che stasera... No, io devo dire che non fortuna, è la prima volta, le gag con l'avvocato, non so se ancora ci sta seguendo, è un personaggio e a volte chi non lo conosce prende un po' così con la puzza sotto il naso, invece un personaggio straordinario del quale il calcio umbro aveva bisogno, perché come ho sempre riconosciuto per esempio a Trestina e Leonardo Bambini, chi vuole fare calcio dovrebbe andare a scuola a Trestina. Credo la ventata di passione, di novità, di freschezza che ha dato Roberto Bianchi. Cioè nella serie tutti bella. Vogliono fare un punto in più di Bianchi, quindi questo è un po' lo stimolo. No, però genuino, vedi, abbiamo messo in piedi una cosa carina anche grazie a certi personaggi, perché se prendi uno passivo invece... è il bello che sta sempre al gioco, non è uno che si offende, quindi cioè picchi, rende il cazzotto, però alla Ibra Lukaku con Leonardo finisce, Bambino no, però finisce sempre con le bollicine, ecco. Lo chiameremo l'attivo da oggi in poi, grazie alla tua definizione. Allora adesso ci mangiamo, ci assaggiamo il biscotto made in Foligno, anzi realizzato da... dalla pasticceria Beddini, che è il nostro sponsor, e quindi torna sempre al discorso, uno degli obiettivi del Foligno Calcio, che è questa partnership con tutti i nostri sponsor, che addirittura siamo riusciti ad acquisire anche a gennaio, quindi a metà stagione. E come ti dicevo prima, il nostro obiettivo non è una mera sponsorizzazione, una compravendita di banner, ma è il più possibile intessere rapporti con le imprese sul territorio. Anche questo penso che sia un obiettivo che socialmente il calcio può fare, soprattutto in questo periodo.
Gloria per noi rappresenta il Foligno, questi sono i tuoi parenti che ci scrivono sicuramente, insomma, vista la raffica. Però Gloria ha dato un merito, perché ne ho fatto uno con Roberto Bianchi, se mi consenti, vai. Lo penso, non lo dico per piaggeria. Io a con Foligno, lo stappabottiglie in mano sei molto credibile. A Foligno, no, però ancora non ho stappato. A Foligno ci ho penato come un cane, è una parentesi che non voglio riaprire, le cose a volte non vanno come uno vorrebbe, è andata così. Però è un territorio difficilissimo dove fare sistema, dove creare l'humus giusto, dove creare un tessuto, e ha fatto un lavoro, insomma io che a Foligno fondamentalmente per lavoro ci sto quasi tutti i giorni, devo dire ha fatto un lavoro, ha creato un seguito straordinario e magari con qualche risultato in più, che a volte in questo campionato stranissimo non è nemmeno una questione se uno è più o meno bravo. Foligno ha avuto due soste lunghissime per Covid, quindi è un campionato difficile, le sue difficoltà ce l'ha. Lei e la società in generale hanno fatto un lavoro che per chi conosce quella piazza sa che è un lavoro straordinario. Derby di prodotti tipici, il biscotto di Foligno contro le castagnole di Trestina realizzate da? Realizzate da Daniela del Forno Bartolucci, nostra... Come dice lei, non contano poi i banner e striscioni, ma lei da sempre fornisce la nostra squadra tutte le domeniche di crostate, di pane e tutto. E tanto bene, oggi era la partita, anche se non poteva. Da infiltrata, ha detto, ecco, dato che vai, portiamo le castagnole. Le castagnole. E tutte in erano attesa. Per l'avvocato. Ma scusa, lei porta i biscotti, lui porta le castagnole, noi... prodotto tipico di Cannara abbiamo portato Roberto Damaschi che ha portato giustamente il prodotto che ha messo in rete noi tutti, e spero che da quella serata dove lì ci siamo fatti delle matte risate si concluda il campionato come l'andata. A ognuno faccia il secondo. La prima sera che ci fanno riaprire, giuro, a costo, non so, la rimettiamo, no? Su, ma per la gioia veramente della socialità che ci hanno tolto. Che zona bianca però. Cercasi, mettiamola così, manca il prodotto tipico di casa Baldaccini che è il tiramisù, che inseriremo domenica se vince il Foligno, in caso di vittoria del Foligno, dice Antonio Baldaccini. E allora in conclusione ci beviamo cosa, Roberto? Qui abbiamo un Bollacé, di là abbiamo un Paul Barà Special Club. No, non dirne troppe, altrimenti insomma si mettono qua fuori con l'etilometro. No, siamo in otto con gli operatori, quindi ci siamo. Per l'avvocato Bianchi, che è appassionato di Mignonetto, un Sant'Orso la Ice. Giuro, vado a Castello e glielo porto. Io tanto rientro a Castello, se vuoi... No, ci fai sta consenso, però con tanto di... Ma non diciamo cosa ci fa, non ripetiamo cosa ci fa il Presidente Bianchi. Il piedi dubbio. Grazie a Gloria Panfili, ad Antonio Baldaccini, a Leonardo Bambini, a Roberto Damaschi. Noi torniamo puntuali domenica sera, 19:45, speciale Serie D, sempre su TEF Channel. E allora, cin cin.